Halloween, la festa della paura, delle streghe e dei mostri. Molti la passano guardandosi una maratona di film horror da soli o in compagnia. Altri vanno alle feste a tema spooky. Altri invece, come me, preferiscono fare il classico dolcetto scherzetto. Come ogni anno, alle 22 uscì di casa insieme al mio gruppetto di amici per addentrarci nelle vie del paese alla ricerca di qualche dolcetto e per vedere i bei costumi che bambini, ragazzi ed anche adulti adoperavano per questa caccia alle caramelle. Erano quasi le 23:30 quando ci fermammo davanti ad una casa con molti appartamenti. Qui un mio amico ci raccontò che nell'appartamento numero 2 fu ritrovato il corpo di un uomo in stato di decomposizione. Facemmo il giro degli altri numeri guadagnando un bel po' di dolciumi. Un altro mio amico, per scherzare, suonò al famigerato appartamento, ma nessuno ovviamente rispose. Tornai a casa per contare le caramelle e i cioccolatini guadagnati in quel lasso di tempo. Ma una cosa attirò la mia attenzione: un foglietto. Quando lo adocchiai, sentii dalla stanza adiacente la mia un urlo, ma pensando si trattasse di mia sorella che stava guardando un horror, non ci diedi molto peso, fino a quando non lessi il contenuto del biglietto. Scherzetto. La storia del mondo è giunta ad un punto di svolta. Il libro, chiamato Umanità, è arrivato al suo capitolo finale e io ne sono l'arcano narratore. Ogni singolo uomo, ogni singola donna, ogni singolo bambino sono stati totalmente spazzati via, senza lasciare una traccia né un vago ricordo. Sono l'unico che può raccontare ciò che è successo. Il fatidico attimo in cui tutto è andato perduto. Ciò che io chiamo l'alba della distruzione. Questa catastrofe non ha avuto araldi infernali ad annunciarla, né la natura ha percepito minimamente ciò che sarebbe successo al genere umano. Forse tornando indietro avrei notato un fervore innaturale fra i miei simili, un manifestarsi dell'innato istinto di sopravvivenza, ma non ne sono sicuro. Oserei dire che l'avvento dell'Apocalisse sia stato repentino, troppo veloce per permettere una rappresaglia. Ero nel bosco quando si manifestarono. Loro, i nuovi padroni della terra, esseri demoniaci dal multiforme aspetto, solcavano il terreno in gruppi e mettevano grida infernali. Non riuscii a distinguerli ad una prima occhiata. La luce della luna si rifletteva sui loro volti, ma era troppo poca per poterli identificare. Ciò che vidi, però, non lasciava adito all'immaginazione. Di altezza medio-bassa, possedevano occhi spaventosi e un viso in taluni riconducibile a diavoli, in altri ad esseri provenienti dalle peggiori storie dell'orrore. Ero terrorizzato al solo guardarli. In quel momento, una scintilla si innescò in me. Sapevo cosa dovevo fare. Scesi celermente da un sentiero scosceso, giunsi nel mio casotto da caccia in cerca di un'arma e trovai un'ascia, adatta a squarciar loro il petto e il ventre senza mettere a repentaglio la mia vita. Il primo che feci fuori aveva delle corna e un ghigno malefico in faccia. Si avvicinò a me e io gli conficcai la mia arma nel petto, frantumandogli poi il cranio con una pietra. Dopo fu la volta di alcuni demoni simili a licantropi. Recisi la carotide a uno di essi, poi lanciai l'ascia verso il secondo che stava scappando, colpendolo sulla schiena, poco sotto la nuca. La mia mente incominciò ad annebbiarsi, forse a causa del sangue, ma non mi fermai. Dovevo vendicare tutti quelli che erano stati uccisi e più ne uccidevo, più sarei stato soddisfatto. Dopo averne uccisi una ventina, sono qui a riposarmi, ma vedo qualcosa che mi stupisce enormemente. Un uomo. Ma sì, questi demoni possono essere uccisi dalle nostre armi e uno come lui, un poliziotto, può farli fuori con una pistola. Esaltato da questa scoperta, corro verso di lui gridando «Sparagli! Sparagli!» Ma lui mi guarda in maniera strana, indecifrabile. Cosa vorrà fare? E perché non gli spara? Perché i demoni non si avvicinano a lui? Continuo a sbraitare, ma la situazione peggiora. Mi punta la pistola addosso. Perché? Sono un umano! Un umano, diamine! Assassino! Non meriti di vivere! Poi un fragore. E qualcosa sibila nell'aria, un dolore acuto.
L'ultima cosa che ricordo è il sangue che cola in un occhio, poi in bocca. Infine la mia mente si spegne inesorabilmente. Con me, l'ultimo residuo di umanità va a perdersi. Ho perso. Il poliziotto si avvicina e lo guardo con profondo rammarico. Che essere spregevole e abominevole. Era già stato allontanato dalla cittadina per la sua pazzia, condannato a vivere in una casupola nel bosco. Non pensavo arrivasse a tanto, proprio oggi, la notte di Halloween. Probabilmente non c'è assolutamente niente che ti dia lo stesso piacere di andare in giro per case e fare dolcetto o scherzetto. Stai diventando troppo grande, ma per ora non devi preoccupartene. Puoi ancora indossare il tuo classico vestito da pirata e vagare per le strade come un'invasata alla ricerca di caramelle. La notte è fresca e la luce della luna è oscurata dalle luminarie delle decorazioni. Negli occhi hai solo zucche, spaventapasseri e inquietanti streghe ghignanti e non riesci a smettere di sorridere sotto la bandana nera che ti tiene in ordine i ricci capelli rossi. La cosa che ti piace di più, però, è il poter camminare cercando la nuova vittima. Ogni anno la notte di Halloween è perfetta per trovare qualcuno da uccidere. Quasi non riesci a non tremare ripensando all'anno scorso, quando hai trovato quello stupido ragazzo travestito da vampiro. Ti avrebbe seguito ovunque con la promessa di un bacio e appena siete arrivati nel vicolo hai tirato fuori il coltello e glielo hai conficcato nel ventre mentre gli premevi una mano sulla bocca per soffocare ogni suo urlo. Il sangue che ti scorreva sulla mano, caldo e denso, la vita che lo abbandonava e il terrore del suo sguardo. Cammini sbandando a destra e a sinistra tenendo distrattamente la piccola Jack O' Lantern con la mano, facendolo ondeggiare. I bambini ti corrono di lato e sospiri con un'espressione beata guardando se vedi qualcuno che potrebbe essere tuo questa sera. Un lupo mannaro appoggiato al muro di una casa. Un fantasma che lancia uova contro il segnale di stop in fondo alla strada. Scheletri che ridono andando in bicicletta, riuscendo malamente a celare le mazze da baseball negli zaini. Tutti così infantili, tutti così allettanti. Ti senti come se fossi davanti ad una tavola piena di roba buona da mangiare. Devi solo decidere cosa assaggiare. Ognuno di loro potrebbe essere la perfetta vittima di quest'anno. Continui ad andare avanti seguendo la fila delle casse e improvvisamente lo vedi. È semplicemente bellissimo. Un ragazzo alto con i capelli marroni a caschetto. Ha gli occhi azzurri come l'oceano e tiene la barba leggermente sfatta. È vestito elegantemente con un papillon. E sopra indossa un cappotto marrone, un altro adorabile nerd vestito da Doctor Who. Sarà semplicissimo convincerlo a seguirti. Ormai hai trovato la tua vittima e il tuo sguardo è solo per lui. Ghigni e cammini nella sua direzione ancheggiando. Sei come una mantide religiosa che ha scelto la preda e nulla può andare storto. Ti avvicini e gli regali il più falso quanto bel sorriso che sai fare e vedi che lui ricambia. Ti sposti una ciocca ribelle di capelli che è uscita dalla bandana e la metti dietro l'orecchio con la mano. Abbassi lo sguardo e lo riporti su piano. Sei maestra in questo gioco. Iniziate a parlare del più e del meno e gli metti una mano sull'avambraccio. Sentite una piccola scossa e ridete insieme. Il suono della tua risata è come acqua cristallina che cade nella roccia e vedi il suo sguardo perso. Stringi un poco la presa e ti metti in punta di piedi per avvicinarti al suo viso. Siete molto vicini e posi le labbra sulle sue senza però baciarlo. Con un sospiro gli dici di seguirti. Ti sposti lasciando la voglia del bacio e cammini tirandotelo dietro per la mano. È come argilla delle tue mani e appena arrivati in un vicolo abbastanza isolato ti giri e gli accarezzi il volto. Ti rimetti sulle punte e finalmente lo baci. Il premio prima di morire. Il suo respiro sa di menta fresca e mentre con la mano scendi per cercare il pugnale che afferri stringendolo forte, senti un dolore acuto all'addome. Il mondo si ferma e ti scosti dall'abbraccio per guardare verso il basso. Il sangue ti sta scorrendo lungo le gambe
e riesce a sentire distintamente il suono delle gocce che cadono in terra. Continui a tenere il coltello in mano con aria inebetita e risposti lo sguardo sul ragazzo. Lui sta sorridendo maliziosamente. Con una lentezza esasperante ti prende la mano in cui tieni l'arma e delicatamente te la fa cadere. Poi, con un gesto elegante, ma d'una brutalità assurda, ti accoltella un'altra volta. La lama penetra all'altezza del diaframma e taglia leggermente il polmone sinistro, lasciandoti senza fiato. Senti la vita che ti sta abbandonando, che ti scivola via dalle dita senza che tu possa farci nulla. E la paura ti coglie impreparata. Vuoi gridare, ma quel mostro ti mette una mano sporca del tuo stesso sangue sulla bocca e preme dolcemente. Continua a fissarti negli occhi. Non vuole perdersi il momento in cui potrà vedere la tua luce spegnersi. Avvicina il suo viso al tuo e ti sussurra: peccato, sei stata troppo lenta. Si dice che ogni Halloween, tra le 2 e le 5 del mattino, ci sia un vuoto. Devi stare davanti ad uno specchio in una stanza buia, con il tuo sguardo fisso sullo specchio. Se rimarrai in quella stanza, quando il momento arriverà, sentirai un brivido lungo tutto il corpo. Metti la tua mano destra sullo specchio e sussurra: accetto. Se avrai fatto tutto correttamente, nello specchio vedrai un'immagine sfocata di un bambino scarno e con occhi nero pesce. Scruterà silenzioso la tua anima, sentirai un ronzio ed un fastidioso sussurro. Non sarai capace di distinguere l'immagine dallo specchio, ma verrai pervaso dal terrore. Il bambino ti chiederà 5 cose sugli eventi passati della tua vita. La tua voce risuonerà come lo sfregare della carta vetrata e sarà privo di ogni emozione umana. Per ogni domanda a cui risponderai erratamente, uno dei tuoi 5 sensi svanirà per sempre. Per ogni domanda a cui risponderai correttamente, invece, potrai dire il nome di una persona che conosci. Quella persona verrà trovata morta il mattino dopo, scarna e senza occhi. Finalmente è arrivato Halloween. La sera a fare dolcetto scherzetto, le feste a mezzanotte. Adoravo Halloween. Purtroppo traslocai, andai a vivere a Venezia, quindi rimasi da solo e si sa, Halloween non è niente senza amici. Decisi di andare un po' a vedere la città. Era molto carina. I canali erano pieni di gondole che si muovevano dolcemente sull'acqua, manovrate da persone, trasportando bambini mascherati. Girando in un piccolo vicoletto, vidi un uomo. Era vestito da medico ai tempi della peste, strano dato che quella era una maschera di carnevale, ma non era poi così importante. Stavo entrando in piazza San Marco quando lo rividi. Vidi che aveva le mani sporche di sangue. Anche questo era strano, prima non ce le aveva. Un po' impaurito, cominciai a cambiare strada. Stavo imboccando Rio della Procurazia quando vidi ancora quell'uomo o donna che stava camminando verso di me. Solo allora cominciai a correre. Mi stava ancora inseguendo e ad un certo punto credetti di averlo seminato. Svoltai e me lo ritrovai per la quarta volta davanti. L'uomo mi diede una bastonata in faccia, sentii il sangue che mi usciva dalla fronte. Il bastone aveva la punta di ferro. Cercai di alzarmi, ma mi diede un'altra bastonata, stavolta sulla schiena. Poi tirò fuori una mazza ferrata, mi colpì sulla pancia. Le spine mi trapassarono, sputai sangue. Trovai la forza di alzarmi, mi fiondai addosso a lui, caddi a terra. Allora gli levai la maschera per colpirlo. Orrore! Non aveva la faccia. Al suo posto c'era il vuoto. Mi prese, aveva una forza sovrumana e mi lanciò nel canale. Dopodiché si tuffò e disse: «Preparati a venire nel vuoto che mi flagella da secoli».